Allora, buonasera a tutti, saluto tutte le persone, chi viene da Santa Teresa, chi viene da Messina, chi viene dalla zona oltre Santa Teresa verso Catania, chi viene da Messina o verso Palermo, ecco, tutte le persone che stasera sono qui presenti sappiano che sono veramente ben accolti. Sono molto contento di vedere tutti, conosco, si può dire, tutte le persone, almeno una per una. E permettetemi di salutare e ringraziare Padre Gigi che per l'ennesima volta torna in mezzo a noi con una delle sue veglie. Quindi staremo qui a sentire e soprattutto a lasciarci provocare dal suo messaggio. Voglio dire solo una cosa: è presente in mezzo a noi, direbbe San Giovanni, in spirito e verità anche l'arcivescovo. Non è una bugia, stiamo attenti, perché l'abbiamo sentito per telefono poc'anzi intorno alle 6 e lui purtroppo si scusa perché è a Roma per un convegno nazionale della Caritas all'interno della CEI. Ha ringraziato anche Don Gigi per l'opera che fa in mezzo a noi. Ecco, vorrei solamente ricordarvi, perché poi da qui al prossimo anno passerà molto tempo, sapete che alla mia sinistra c'è un pacchetto con le pubblicazioni di Romena. C'è solo la difficoltà della scelta. Sono libri preziosissimi, uno più bello dell'altro. Quindi approfittate, perché poi insomma diventa un po' difficile magari. Allora, magari dopo la veglia ci si può fermare tranquillamente appunto a cercare di acquistare questi libri. L'ultima cosa che vorrei così ricordare a tutti, e anche a Padre Gigi, l'ultima veglia del 2020, era la fine del mese di gennaio, ti ricordi, no? È stata fatta qui, poi è scoppiato il Covid e ci siamo dovuti fermare. Ecco, noi ci siamo salvati almeno in quella stagione e adesso riprendiamo dopo un periodo molto molto triste e molto problematico. E il titolo dice tutto già, la bellezza ferita. Permettetemi di dirvi, io non l'ho visto, non so, così ho scritto quattro parole così, che se qualcuno volesse così avere un'idea immediata della bellezza ferita, può fare riferimento a due realtà: alla realtà della Pieve di Romena, tutto quello che gira attorno, anche lì una bellezza ferita, e alla persona di Padre Gigi, non per fare qui i complimenti, perché lui stesso già ha detto, la sua persona è questa bellezza che, ahimè, si porta dentro tante ferite. L'ultima cosa, noi l'abbiamo invitato altre volte, e pensate, qualche anno fa adesso, eravamo quasi sulla addirittura di arrivo, perché lui venisse per almeno per 3 giorni durante la novena della Madonna del Carmelo. Era tutto pronto, poi, ahimè, va chiamato Rai 1 per fare le riprese del commento del Vangelo e ahimè, dove maggiore c'è. Allora, però rinnoviamo l'invito a lui, e che eravamo arrivati quasi a un buon punto, e lui ci ha promesso che verrà, al di là del discorso della veglia, una sera per un resta, anzi, ha detto farò di tutto per portare il mio amico. Tutti sapete chi è il suo amico. Nessuno lo sa. Come? Hanno fatto uno spettacolo insieme? Cristini, allora. Quindi noi vi aspettiamo quando volete, tranquillamente. Grazie a tutti. Buona partecipazione a questa sera. Oh,
Sembrava davvero adattissima a voi, perché la Sicilia è bella da impazzire. Il problema è che l'hanno sciupata, che l'hanno ferita, come ne aver fatto di tutto per sciupare. E allora è importante fare un pensiero su questa bellezza ferita e capire però che la ferita porta la sua bellezza. Vedete, io quest'anno ho seguito moltissimo i giovani, li guardavo, questi ragazzi, e quello che emergeva da loro sono tre cose. Gli attacchi di panico a bestia, che da quando è nato il mondo non sono mai esistiti, la noia, tutto palloso, e ultimamente la violenza. Che cavolo è l'attacco di panico? Vuol dire ti manca l'aria, ti danno un sacchettino, ti sembra di morire, ti manca l'aria. Cos'è la noia? Non vedo un futuro negli occhi, non vedo una porta aperta e mi annoio. Ma cos'è soprattutto la violenza? Tutti a stupirsi di questa violenza degli uomini verso le donne, la violenza del mondo. Ragazzi, la violenza è normale, perché è l'impasto di due cose: egoismo più paura. Io l'ho visto questi idioti di genitori allevare i figlioli a egoismo. Che te ne frega, pensa per te, ego, ego, e la paura di tutto, attento qui e attento di là. E se voi mettete insieme l'egoismo e la paura, non può nascere la violenza. Quel ragazzo che ha ammazzato Giulia a Padova, l'egoismo di volerti per me, la paura di perderti. E così tutte le guerre funzionano così. E visto che per me i giovani sono il futuro, visto che per me i giovani ci indicano dove andare e cosa non funziona, loro ci dicono che in questo mondo di matti ci manca l'aria. Ci hanno fatto credere siamo la generazione più libera della storia.
che ci hanno fregato, spero l'avete capito. Siamo la generazione più schiava che non c'è stata nella storia del mondo, perché prima le catene te le mettevano, te le facevano vedere, ora hanno inventato mille modi per farti credere che fai che ti pare, sei libero, e non è vero nulla. Ci manca un futuro negli occhi. Per me, penso anche per voi, il futuro era la più bella opportunità della nostra vita. Per questi ragazzi il futuro è una minaccia, visto che gli dicono che tanto finirà tutto, che il mondo sarà distrutto, che non c'è più speranza. Come cavolo fanno a campare questi ragazzi se il futuro non è la cosa più bella che gli aspetta? Ma soprattutto ci mancano le relazioni, non l'egoismo, lo stare insieme come stasera, lo stare con gli altri, muoversi in gruppo e non isolarsi e non chiudersi. Questo è quello che ci dicono i giovani, quello è quello che credo servirebbe al nostro futuro. Ci manca l'aria. Cosa vuol dire ci manca l'aria? Se te ti senti al centro del mondo, ti chiudi, no? Se te sei il centro del mondo, che te ne frega? Ti basti, ti chiudi. Ma se te ti senti parte del mondo, ti apri. Lo diceva Gandhi, quando il tuo cuore diventa troppo pesante, apri la porta e scappa via. Non ci stare lì dentro. Vedete, la vita è ricca. È ricca da morire questa vita. C'è un sacco di roba bella. Il problema è che noi non si vede, che per noi è tutto piatto. L'altra cosa che ci manca, oltre all'aria, è davvero un futuro. Ma spesso quell'aria ci manca per due motivi. Primo, perché abbiamo paura. C'è un termine andino delle Ande, del Perù, che si dice Aikai, che vuol dire spirito, soffio, e dice che questo soffio di vita lo perdi ogni volta che ti spaventi. Quando hai paura, perdi il soffio di vita. E allora, se ci manca l'aria, è perché abbiamo paura. E vi do un consiglio: quando avete paura, qualunque paura, la tendenza è di fare come quando vedi un serpente. Cosa fate se vedete un serpente? O prendi il bastone e l'ammazzi o scappi, no? La cosa più idiota, quando si ha paura, o aggredisci o scappi. Ragazzi, la cosa più sana, quando avete paura, qualunque paura, fermati, fermati. Fai un passo indietro, uno solo, per rispetto della paura, e non fare l'eroe, apri gli occhi e guarda meglio. Magari il serpente mangia, piglia il sole, non gliene frega nulla di te. Avete visto che quando avete paura ti sembra di vedere un mostro? O senti già il morso alla caviglia? Spesso la paura è un mostro e la realtà è un'altra cosa. Un altro motivo per cui ci manca l'aria, non solo quando abbiamo paura, ma soprattutto se ci sentiamo amati o non ci sentiamo amati. Io, quando mi sono sentito amato, mi sono buttato nel mare anche se non sapevo nuotare. Ma quando non ti senti amato, ti blocchi, non riuscivo a muovermi. E allora ci manca l'aria, spesso per la paura, spesso perché non ci sentiamo amati, ma soprattutto ci manca un futuro negli occhi. Vedete, noi abbiamo questa pieve romana del 1152, una cosa da cascare in terra dalla bellezza, e le pievi romane che hanno l'abside in tondo rivolto ad est, all'alba, come a dire che noi non siamo chiamati dal passato ma dal futuro. Ragazzi, il problema è gli occhi. Nella vita non cambia nulla. L'unica cosa che può cambiare nella vita
è il tuo modo di vederla. Te puoi vedere tuo padre con degli occhi o con altri occhi. Puoi vedere questo mondo che fa tutto schifo o puoi vedere un sacco di roba bella come in realtà c'è. E soprattutto ci mancano le relazioni. Io vorrei ricordarvi che la tendenza di oggi è quella di chiuderci, di ingabbiarci da soli. E vorrei ricordarvi che buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Se ti odi una persona più un anno, t'ammali. Se sta una famiglia ti manca l'aria, t'ammali. Se sta una storia d'amore con cambia ma nulla, ti ammali. La vita deve scorrere. Vi ricordate il diavolo e il serpente si morde la coda? Ciò che ingabbia, ciò che chiude è male. Ma soprattutto il chiuderci ci porta alla solitudine. Il peggiore di tutti i mali è la solitudine. Vi ricordate Adamo in paradiso ed è triste, vi ricordate? E uno dice, ma sei scemo, sei in paradiso, meglio di lì un tossico. Eppure si sentiva solo. E allora Dio prende e dice, Adamo, in settimana ho creato le piante, ho creato gli animali, ma perché non gli dai un nome? Sentite tenero Dio, se ti senti solo, dai un nome alle piante, agli animali, ti sentirai meno solo. E lui continua a sentirsi solo. Allora Dio prende la costola, vi ricordate, di Adamo e fa Eva. La parola costola in ebraico vuol dire il tuo faccia a faccia, uno che ti guarda, ti ascolta, cammina con te. Guardate, mi fa un sacco di tenerezza a me. Gli anziani di oggi, i single di oggi, con tutti questi gattini, canini al cielo, mi fanno tenerezza perché io li capisco e non voglio offendere nessuno. È chiaro che magari gli dai un nome, te li tieni lì, ti fanno compagnia, ma lo vedete che ci si rimane sempre soli? Lo senti che non ti basta? Avresti bisogno di un faccia a faccia che cammini con te davvero, che ti guardi, che ti ascolti. E allora la solitudine è questa capacità a volte di toglierci davvero la relazione con gli altri. Questo ci dicono i giovani oggi, questo è quello che su cui dovremo ricostruire. Ci manca l'aria, ci manca un futuro negli occhi, ma ci manca soprattutto il tornare a stare insieme. Oh,
Sting canta Quanto siamo fragili. E il titolo che vi dicevo è La bellezza ferita. E allora partiamo dalla fragilità. Perché vedete, tutto è fragile. È fragile l'amore che regge poco. È fragile l'amicizia. Sono fragili i confini. Sono fragili le emozioni. Sono fragili le lacrime, che se non fossero così fragili non sarebbero così belle. Io mi ricordo all'ospedale al Maier a Firenze, l'ospedale dei bambini, questa mamma con questo bambino che stava morendo di leucemia, e mi ricordo quell'ultima mezz'ora quando lei toccava le mani del bambino, e a un certo punto ero lì accanto e vedo che lei girava la testa in su e giù da tutte le parti e non capivo cosa voleva fare, ma poi la vedo che piange, comincia a piangere, gli scendono le lacrime e lei girava la testa in qua e là per cercare le lacrime, se le portava alla bocca, beveva quelle lacrime perché aveva paura che quelle lacrime cadessero nelle mani del bambino e le potesse sentire. Vede, questa roba qui non è umana. Avete notato che nella Bibbia Dio, quando ama, fa gesti molto umani. Piange, lava i piedi agli amici, tocca la barra di un bambino morto. Ma anche noi, le poche volte che si ama, si riesce a fare gesti molto divini. Quel gesto non è più umano, è molto di più. E allora la fragilità c'ha dentro anche la bellezza. Io non sopporto questi idioti di genitori che dicono ai figli timidi sii forte, gli spaccherei il muso, perché se dice a un bambino timido sii forte vuol dire che non vali nulla, che sei un debole, che tutti bisogna diventare forti. Io non so se avete avuto un figlio timido. Avete visto che quello timido è il meglio di tutti? È quello che se uno in casa sta male lo vede per primo. È quello che ha una sensibilità 10 volte più alta di un altro. Ma cosa gli distruggi? È la parte più bella che ha. Io quando avevo 15 anni andavo al mare sotto un ombrellone, io timido da morire, a 5 metri nell'altro ombrellone arrivò una ragazza bellissima. Io non ho mai visto una bella così. Timida come me, si sembrava due imbecilli perché ogni tanto azzecchiavo gli occhi, e ogni tanto azzecchiava gli occhi, e vi assicuro che in 15 giorni non sono riuscito a dirgli una parola. Ma se penso a quel momento, non penso che ero un idiota perché non ero forte, mi fa tenerezza quella timidezza. Perché avevo una paura, sapete che paura avevo? Di sciupare una cosa bella. Ma cosa c'è di più delicato, di più tenero, di aver timore di sciupare una cosa bella? E allora vi prego, smettete di distruggervi da soli. L'inferno ci si fa da soli. Dipende come si chiama. E a volte smettete di parlare male di voi. Faccio schifo, non valgo nulla. Smettete, vi prego, amatevi. Amati se hai paura, amati se sei timido, amati se sei imperfetto. Prima amati e poi ci si muove, perché non si può fare rimbambiti tutta la vita i timidoni, no? Poi ci si muove, ma prima amati, sennò è finito. Io la sapete la mia storia, ho fatto il prete 7 anni, sono andato via, sono tornato, ho cominciato la romena, la fraternità, ma la crisi l'ho avuta il mese prima, perché volevo provare ad aiutare la gente, ma non capivo dov'era il nocciolo del problema. Il problema era la timidezza, come ho detto, da far schifo, non riuscivo a guardare nemmeno uno negli occhi, e queste mani con cui sono nato, che nascondevo di continuo. Poi trovai un salmo, la pietra scartata è diventata la pietra angolare,
Mi sono detto, perché le due cose più schifose di me, gli occhi impauriti e queste mani, non può diventare il meglio di me? Ci avete mai pensato se vi è andata male un pezzo di vita, invece di star sempre a lamentarvi, sempre a piagnucolare, di usarlo? I grandi sono quelli gli è andata male qualcosa, l'hanno rimpastata come il pane e l'hanno lanciata in avanti. Ma il danno peggiore che avete fatto ai vostri figlioli, non gli avete insegnato a faticare, l'avete rimbambiti tutti, perché senza fatica non si cambia nulla. Vi dico come ho tolto la timidezza. Ci vuole un anno, avete voglia di faticare un anno? Toglierete la timidezza per sempre, ma ci vuole un anno di fatica. Vi sono promesso un anno intero di guardare fisso chiunque negli occhi, pensino che cavolo gli pare, non scappo dagli occhi di nessuno, tremavo, diventavo rosso, ma non scappavo. Poi mi sono detto, c'è bellezza in queste mani o sono finito? E ho cominciato, nella strada c'era i ferri vecchi dei contadini, zappi, forconi, ho cominciato a creare con quella roba lì. Se io devo dire le due cose più belle che ho, sono gli occhi e le mani. Vedete, quando Gesù dice la tua debolezza è la tua forza, è la cosa più potente che ha detto. E allora dentro la fragilità c'è la bellezza. E poi la bellezza cos'è? Cos'è la bellezza? Quando è che voi sentite che una cosa è bella? Facile. Quando senti che non te lo meriti, no? Quando mio figlio è troppo bello per me, la mia donna è troppo bella per me, vuol dire che è bella. A me mi guarda da morire Julia Roberts, avete presente l'attrice? Mi fa impazzire. Sapete perché mi guarda? Perché è fatta male, avete notato? C'ha gli orecchi a sventola, c'ha la bocca e gli occhi sproporzionati al viso, c'ha gli occhi, il naso strano, eppure giustamente è una delle più belle del mondo. Cosa vuol dire? Una cosa fondamentale, che non è bella la bocca di una donna, è bello il sorriso di una donna, non è bello gli occhi di un uomo, è bello lo sguardo. La bellezza non è estetica, capite? Il trucco, le misure fatte bene, la bellezza è un'altra cosa. È una danza, un sorriso, uno sguardo. Io invidio ultimamente questi ricchi, 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 parecchio ricchi. Questi furbini vengono da noi con un pacco di soldi, quasi sempre a nero. Le case più belle dei contadini ce le frega a tutte loro. Le case più belle in mare ce le frega a tutte loro. Io un po' li invidio, perché solo loro, con quanto costano le cose oggi, si possono permettere una casa a 20 metri dal mare. Capite che vuol dire se c'è una casa a 20 metri dal mare? Che io ho un'energia che spacca il mondo. Attenti ragazzi, la bellezza è la cosa più potente. È arrivata questa modernità, hanno costruito delle chiese moderne che fanno schifo, non ce n'è una bella in tutta Italia. Questi quartieri tanto a tirar via, che non gliene frega nulla della gente, basta fa soldi. La prima cosa che la modernità ci ha portato, ci ha ucciso il bello, avete visto? Ma quanto era più bella un rudere di contadini rispetto a tutto quello che si è costruito? Prima ti ammazzo il bello, perché sapevano che la bellezza ha una potenza, che la bellezza cambierà il mondo. E allora vi prego, non vi fate ammazzare quella poca bellezza che ci è rimasta intorno e dentro di noi. Questa amica vorrei presentarvi, si chiamava Agitu, veniva spesso a Romena da noi, l'ho incontrata tante volte in Trentino a Rovereto. Questa ragazza è una ragazza etiope,
minacciata, inquisita per l'impegno contro la razzia delle terre delle multinazionali, arriva in Italia e come sempre si deve confrontare con le violenze, le diffidenze, problemi di integrazione. Io non ho mai conosciuto una ragazza così libera, così intelligente, così forte. Era determinata e dolcissima, sorrideva sempre. Aveva inventato questa piccola azienda agricola di caprette felici. Poi lei accoglieva un po' tutti, arriva un ragazzo, l'ammazza, avete vi ricordato, l'ammazza. Vedete, io in questi giorni ho fatto un funerale di un ragazzo di 30 anni che si è suicidato. Io gli ho detto ai genitori: ragazzi, avete perso, ditelo, avete perso, ma vi prego, non dite mai che è stato inutile. Anche quei 30 anni in cui gli hai dato l'amore che potevi, non lo buttate via. E io vorrei dirlo per Aghino: ha perso, l'hanno ammazzata, ma di sicuro quella sua fragile vita non è stata inutile, è stata bellezza. Tornare ad innamorarvi ancora una volta, prima di morire, tornate a innamorarvi ancora una volta. Noi pensiamo che le cose sono fatte una volta e basta, come quando si parla di umiltà, avete visto, si parte tutti umili, no? Noi preti umili, delicati, buoni. Nelle storie d'amore, coccolino, tesorino, delicati, e poi si diventa duri, acidi. Ragazzi, il problema non è partire umili, ma rimanere umili. Il problema non è innamorarsi una volta, ma rinnamorarsi ogni giorno. Io ho fatto un libro a Pischero che si intitola Quello che salverei in questo mondo di matti sono i bambini e gli innamorati. L'unica cosa sana che ci è rimasta ormai sono i bambini e gli innamorati. Perché i bambini? Perché i bambini sono sensibili. Se hanno un dolore piangono, se hanno fame gridano, se nessuno li guarda pigliano un oggetto, lo spaccano in terra per farsi vedere.
I bambini poi sono creativi. Io non sopporto questi idioti di genitori che riempiano tutta la giornata figlioli mezz'ora dopo mezz'ora perché hanno paura del vuoto. Il vuoto è creativo. Se uno non sa che fare, piglia un sasso, un legnettino e crea. Gli abbiamo ucciso la parte più bella, ma soprattutto i bambini sono leggeri, non sono pallosi come noi. Se c'è un muro vanno di là, se c'è un nodo lo sciolgano. Ma quanto sarebbe bello tornare bambini anche noi, che non vuol dire rimbambiti, vuol dire sensibili, creativi, leggeri, e tornare innamorati. Perché sono belli gli innamorati? Perché sembrano degli imbecilli, perché guardano la testa fra le nuvole. Ma in che c'è di più bello? Perché quando uno è innamorato, tutta la testa, tutto il corpo, tutta l'anima è su quel ragazzo, su quella ragazza. Ma come sarebbe bello tornare a campare così? E allora vi direi 3 o 4 piccole cose per tornare un po' bambini innamorati. La prima cosa è tornare a innamorarci della vita. Smettete di parlare male della vita. Maledetto il giorno in cui sono nato, che schifo questa vita. Ragazzi, basta. Perché la vita è bella, è sacra. La vita è la cosa più bella di mondo. Vi avevo detto che io sono nato con queste mani, con questo piede balordo, e mi raccontava la mia mamma che quando stavo nascendo arrivò la levatrice in casa, vide questo bambino tutto fatto male e gli disse: che si fa? Magari non c'era l'aborto legalizzato, bastavano legare un bellino, bastava poco per ammazzarmi. Io ho avuto la fortuna che mio papà e la mia mamma hanno detto: si vuole questo figliolo, cosa dici? E allora io tutti i giorni dico: che fortuna che sono nato. Per me la vita è sacra, è una bellezza, al di là delle fatiche, e le fatiche ci stanno, ma è tanto bella. E allora sarebbe bello tornare a innamorarci della vita e smettere di parlarne male. La seconda cosa bella sarebbe uscire da noi stessi. Siamo una generazione piena di ego, 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 io. Esci fuori, respira. Oggi tenderanno tutti a chiuderci, l'avete visto? C'è degli imbecilli nel mondo che vogliono mettere i muri, avete visto l'ultima tendenza, no? Metti i muri! Io gli direi a questi imbecilli: ragazzi, volete mettere i muri? Metteteli! Mettete più muri che potete! Ma attenti, se metti un muro, è vero che gli altri non entrano, ma te non esci. Avete visto che ormai si ammazzano tutti dentro le case? Perché più ti chiudi, più ti ingabbi e più ti avveleni. Oppure ora tenteranno, come sempre, a mettere più leggi. Non ti muovi più. La legge è per tutti. Io ho notato una cosa, che le leggi è vero che limitano un pochino il male, ma non ho mai visto, mai, che una legge rende le persone migliori, le rende più cattive. E allora la nostra tendenza di oggi sarà sempre di più quella di chiudersi. Fa comodo stare in casa, non dando noia. Fa comodo essere imbambiti. Ragazzi, usciamo fuori. Come diceva Gandhi, se il tuo cuore diventa peso, muoviti, apri la porta e scappa via. Ma la terza cosa che dovremo fare per tornare bambini, innamorati, è scegliervi maestri. Ragazzi, trovatevi 2 o 3 maestri di vita veri. Io ho avuto la fortuna che mi sono trovato durante la vita 2 o 3 maestri buoni di vita.
che non coccolavano me, capite? Mi mettevano le ali, mi pettinavano le ali, mi accarezzavano le ali, perché volevano che volassi. Io lo dico sempre ai genitori, l'amore non fa sempre bene. L'amore fino a un certo punto fa crescere un figliolo, se lo ami troppo lo rimbambisci. Ma chi l'ha detto che l'amore fa bene? Fa bene se ti fa camminare, se ti fa volare, se ti libera, ma se ti ingabbia fa dei danni terribili. E l'ultima cosa che ci aiuterebbe a tornare bambini e innamorati è tornare a sognare, perché i bambini sognano, perché gli innamorati sognano. Io non sopporto i genitori che dicono ai figli sii realista, perché se gli dici sii realista vuol dire ma dove vuoi andare? Metti i piedi per terra, lascia perdere. Io vorrei ricordarvi che il realismo non crea la realtà, sono i sogni che creano la realtà. Io quel luogo di Romena l'ho sognato da morire per 30 anni e ora si tocca, ma il dramma vero è che i sogni oggi sono troppo alti, la realtà fa schifo e se non abbracci un piccolo sogno con la vita starai sempre male. Perché i vostri figlioli stanno male? Perché i sogni che hanno sono troppo alti, la realtà è bassa, ma se non abbracceranno un piccolo sogno con la vita starai sempre male. Ha perso un sogno, abbiamo perso il tempo per parlarci.
allora mi sono chiesto cos'è che abbiamo perso in questo tempo. Io credo che prima di tutto siamo una generazione stanca da morire. Io non vedo persone più cattive di 20 anni fa, vedo persone stanche. Vi ricordate dopo il lockdown? Arrivava la gente, sono stanco. Io dicevo, non ti ho fatto nulla per 2 anni, sei stanco? Sì, perché uno pensa che uno è stanco perché ha camminato troppo. No ragazzi, non siamo stanchi perché sei camminato troppo, ma perché sei smesso di camminare. Avete visto voi che quando avete una bella meta davanti, la fatica non la senti? E quando giri a vuoto tutto il giorno in casa, che sei sfinito. E allora siamo diventati tutti più stanchi, tutti più soli, ma soprattutto non riusciamo a trovare più un luogo dove mi sento a casa. Sentirmi a casa non vuol dire avere 4 mura un pezzo di pane, questo ce l'avete tutti, no? Ma lo senti che non ti basta? Sentirmi a casa vuol dire un luogo dove uno mi guarda e mi guarda davvero, dove uno mi ascolta davvero. Se sbaglio mi perdona davvero e non mi fa il muso 2 mesi. Un posto dove possa avere una faccia sola e ti dico tutto quello che sono e non ho paura di dire. Dov'è che si trova, ragazzi, un posto così oggi? Avete visto come siamo strani? Che se uno ti guarda ti senti vivo, ma se non ti guarda nessuno ti senti morto. Se uno ti ascolta ti senti unico al mondo, ma se non ti ascolta nessuno ti senti un numero. Se uno ti bacia ti senti bello, ma se non ti bacia mai nessuno ti senti brutto. Ragazzi, abbiamo perso questo senso di fraternità, di casa fra di noi, ma soprattutto abbiamo perso l'autenticità più vera. Oggi va molto di moda 2 parole, autentico e vero. C'è l'idolatria dell'essere autentico, dell'essere persona vera, e questo ha contagiato le aziende, le imprese che fanno a gara per presentarsi più etiche, sostenibili, biologiche, persone vere. Ragazzi, di vero non c'è nulla, non ci facciamo fregare. Di autentico, davvero. E di, vedete, i più grandi costruttori di croci sono quelli che avevano in bocca la parola verità. Le persone peggio che ho conosciuto avevano in bocca la parola verità, pensando ad averla solo loro. È come quelle coppie che uno dice questa è la mia verità, l'altra questa è la mia verità. Questi 2 imbecilli stanno a litigare per far vincere una delle 2. Ragazzi, l'intelligenza, che io metto il mio pezzo di vero, quel poco che vedo, te il tuo pezzo di vero, si mettano insieme e si trova una verità più alta. E allora smettiamo di usare queste parole come definitive, autentico, vero. Il mio babbo mi diceva che quando la mia mamma faceva il pane nel forno, a legna, lui lo prendeva, lo portava a noi, si spezzava e diceva questo è un pane schietto, che vuol dire basta a se stesso, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da dire. E allora io credo che abbiamo bisogno di essere schietti, così come sei. Ma l'altra cosa che abbiamo perso è davvero l'umanità. Guardate, oggi è molto difficile restare umani. E state attenti ai pensieri, perché i vostri pensieri diventano parole. Le vostre parole
diventano gesti. Vedete, ormai la logica del mondo è questa: o me ne frego, ormai la maggioranza dice così, me ne frego, o come ci diceva Don Milani, I care, mi sta a cuore. Ragazzi, scegliete voi quello che volete fare. Volete campare fregandovene di tutto, oppure dire mi sta a cuore che ormai tantissimi giovani si suicidano, mi sta a cuore che questi ragazzi si perdono e si buttano via, mi sta a cuore che mi distruggono tutta una terra, mi sta a cuore che quest'umanità è così calpestata. Questa è la differenza del rimanere umani o no. C'era una filosofa ebrea, Anna Arendt, che si chiedeva come è stato possibile che i nazisti abbiano ammazzato 6 milioni di persone senza nessuna compassione. E lei dà una risposta sconvolgente: pensavano che non fossero esseri umani. L'unica possibilità. Lo diceva Ermanno Olmi, vi ricordate il grande regista che è morto? Diceva: non si può amare un bosco pensandolo come una fabbrica d'ossigeno. Vuoi amare un bosco? Entraci dentro, avvicinati, inginocchiati e guardalo davvero da vicino. Vedete, a 100 metri una persona può essere un nemico, ma se la guardi negli occhi qui è un'altra cosa. E allora vi prego, in questo tempo, almeno non ci facciamo ammazzare la compassione, almeno la compassione, perché altrimenti non ci rimane più nulla. Thank you.
e per salutarci mi sono chiesto cosa ci può salvare in questo nostro tempo. C'era un filosofo francese, Jean Guidon, che diceva: il problema di oggi è fra un umanesimo degradato e un cristianesimo autentico. Ragazzi, il cristianesimo alla buona tirato via a preghierine un cambia nulla. Magari ti può salvare l'anima, ma te la salvi uguale. Ragazzi, si torna a un cristianesimo coraggioso. Io mi chiedo spesso, ma per essere cristiani ci vuole coraggio? No, ragazzi, non ci vuole coraggio. Per essere cristiani ci vuole la fame. Bisogna essere innamorati. Bisogna essere un po' pazzi, come San Francesco. Ragazzi, ci manca la fame. Ci manca l'essere innamorati pienamente di qualcosa. E allora prendiamo due o tre cose bellissime di Francesco e portiamocela a casa. La prima cosa potente di San Francesco, che lui toccava la vita. Lo diceva Pasolini: l'astrazione è il male di quest'epoca. Una generazione più chiacchierona, più astratta della nostra non c'è mai stata nel mondo. I contadini prima non stavano a fare le chiacchiere, vedevano una cosa e si muovevano. Noi si sta lì a chiacchierare, riunioni su riunioni, e non ci si muove mai. L'astrazione. Torniamo a toccare la vita. Vi ricordate Francesco, un giorno è a Greccio, è Natale, non ne può più di leggere questo Vangelo di Giuseppe, Maria, la grotta, prende una mamma, prende un bambino, prende due pecore e fa il primo presepe vivente. Ha voglia di vedere una mamma che accarezza il bambino, ha voglia di sentire piangere un bambino, toccare la vita. Un'altra volta è alla Verna, vicino a noi, verso Pasqua, non ne può più di leggere questo Vangelo, chiedi a Dio di sentire quel momento sulla croce in cui lui abbraccia il mondo. Padre, perdonali perché non capisco, abbi pazienza. Lui che non la fa pagare nessuno, lui lo sentì quella roba lì. Un'altra volta è a Gubbio, vi ricordate? C'è il lupo cattivo che ammazza tutti. Arriva Francesco e fa: e che c'è? Il lupo ammazza, calmi. Lui infila nel bosco da solo, si avvicina al lupo a un metro e si rende conto che a un metro dal lupo il lupo non è cattivo. Il lupo ha paura, il lupo ha fame. Io lo penso molto dei giovani di oggi, così complicati, cattivi apparentemente, ma non sarà che hanno fame di qualcosa di meglio? Non sarà che hanno paura? E il cambiamento vero di Francesco è la conversione, vi ricordate? Lui fa il ganso a cavallo, arriva, vede un lebbroso, scappa via, dopo 100 metri ci ripensa, torna indietro, scende dal cavallo, bacia il lebbroso. E vorrei ricordarvi che il lebbroso puzza, che il lebbroso contagia, ma lui lo può toccare. Ma il passaggio più vero della concretezza di San Francesco è quando muore. Quando muore fa tre cose pazze. Scrive una lettera alla sua amica di Roma, gli dice: senti, sto per morire, mi porti quei dolcini col vino che mi facevi ogni tanto? Uno pazzo che sta per morire chiede quei dolcini. Secondo, chiederà ai frati non di star lì a rosare, a piagnucolare. Ragazzi, cantate tutti insieme, cantate il cantico delle creature. E terza cosa pazza,
gli dice: spogliatemi, spogliatemi nudo e appoggiatemi in terra. Ragazzi, questa concretezza sarebbe bella riprenderla anche noi, così astratti, così chiacchieroni a volte. Torniamo a toccare la vita. E l'ultima cosa bellissima di Francesco, che potremmo portarci a casa, è la gioia. Si dice negli scritti di Francesco che lui evitava con cura la malinconia, il peggio di tutti i mali. Pensate che il peggio vi può capitare è la malinconia. Malinconia vuol dire che io pretendo un mondo migliore, un uomo migliore, un figlio migliore, e non so più dire grazie. Ma lo vedete, se entra in casa tutto dovuto, ci fosse uno che ti dice grazie, grazie che campo, grazie che mi ha fatto da mangiare, grazie perché ci sei. Allora, io non sopporto la parola felicità. Avete visto, in questo mondo di matti tutti cercano la felicità e non la trova nessuno, perché qui non si trova, perché la felicità ha un opposto, che è l'infelicità, o felice o triste. E la felicità ha bisogno di condizioni. Se oggi non piove, va tutto bene, non mi succede nulla, felice. Arriva due cose storte, il muso, triste. Ma che vita da idioti! Io ho conosciuto alcuni che lavoravano 12 ore al giorno per 2 mesi, questi imbecilli, senza goder nulla, per avere ogni 2 mesi 2 giorni alle terme. Roba da malati di mente, no? Ragazzi, io voglio ogni tanto un gocciolino di gioia. Io voglio provare gioia a star qui con voi stasera. Io voglio provare gioia in ogni cosa. E allora vi auguro di non essere felici, ma di avere la gioia dentro. Vi ricordate la perfetta Letizia di San Francesco? Voi convento, busso, mi buttano fuori, mi bastonano, e io mantengo la gioia. Vi auguro la gioia, anche se vi bastonano, non se va tutto bene. Onde il fin della vita è bella di Benigni, si sta in un campo di concentramento e tiro fuori gioia dai che trovo. O come dice Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia. Io vorrei che prendessimo davvero queste due cose attualissime di San Francesco. Torniamo a toccare la vita, smettiamo di fare gli astratti, torniamo a avere nel cuore la gioia. E allora vi saluto con la benedizione di Romena, possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarvi fra di voi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio vi benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a Gigi di essere in mezzo a noi stasera e di continuare ancora proprio a provocarci, a farci stare un po' così svegli davanti a queste cose. Grazie a tutti. E adesso, che vi dicevo, sarebbe opportuno almeno guardare i libri, così per capire le cose che veramente interessano e portarci a casa. Grazie a tutti. Dimenticavo di dirvi che abbiamo fatto le riprese
Lazio Pippo che è in prima fila, oltre poi le persone insomma, che personalmente si hanno ripreso tutta la veglia, tutta la veglia. Ecco, noi la caricheremo sul sito della parrocchia, parrocchiadelcarmelo.it, e verrà anche caricata sul sito notiziesicilia.it, quindi il tempo materiale possiamo ritornare, rivedere e con calma magari ripensare tante cose. Grazie.